Buonasera, sono Letizia Cavallini, architetto. La mia riflessione scaturisce principalmente dall'aver da sempre vissuto la città di Empoli come cittadino e poi successivamente da professionista, ma soprattutto è dettata dall'amore che provo per questa città. Quindi, come vorrei Empoli? Vorrei innanzitutto che il disegno della città tornasse in mano pubblica. Cioè, è necessaria una pianificazione urbanistica da parte della pubblica amministrazione, cosa che da 15 anni non è più avvenuta. Basti pensare alla localizzazione della nuova sede della ASL di Via dei Cappuccini, il polo tecnologico di Via della Piovola, il centro commerciale. Questi sono soltanto degli esempi di come ultimamente, negli ultimi anni, le scelte urbanistiche sono state dettate più dai poteri forti piuttosto che da un'analisi delle esigenze reali collettive. Vorrei anche che il consumo del territorio agricolo fosse pari a zero. Che significa? Significa dare alla città un limite, un margine preciso oltre il quale il costruito non può più andare. Ma è all'interno di questo limite che devono avvenire tutte le trasformazioni necessarie al vivere moderno. Quindi favorire il recupero, le ristrutturazioni e anche la densificazione del tessuto urbano. Vorrei che la città tornasse a essere punto focale di aggregazione e di socializzazione. E per questo è necessario ripensare il cuore della città. Non perché non abbia mai funzionato, ma ad oggi, per quelle che sono le esigenze della popolazione che ne fruisce, non è adeguato. E quindi sarebbe necessario anche qui riportare all'interno del centro sia le funzioni sia la qualità. E le funzioni sempre favorendo, incentivando il recupero dell'edificato esistente e introducendo anche il concetto di social housing, cioè abitazioni a canone agevolato per i giovani, per le coppie, per gli studenti. Invece la qualità si comincia, diciamo, a recuperare anche andando a togliere ciò che crea il brutto all'interno della città. Un esempio su tutti, a due passi da qui c'è Piazza del Popolo. Ha più l'aspetto di un retro urbano che la dignità di una piazza. Brava. Allo stesso tempo, fatto salvo il massimo rispetto dei parametri e dei limiti, il regolamento urbanistico non deve essere uno strumento di mortificazione del fare architettonico, perché progettare è anche creare il bello. Vorrei infine che uno dei punti fondamentali da affrontare nella riqualificazione della città di Empoli fosse la zona di Piazza Guido Guerra, Palazzo delle Esposizioni. Quell'area, dalla sua nascita nella seconda metà dell'Ottocento, il Piaggione, ha ospitato una serie di funzioni pubbliche, da ippodromo a cinema, ospitava la fiera di Empoli, la fiera annuale, e però non ha mai avuto una funzione propria che la caratterizzasse. Era al margine del quartiere ottocentesco e della città compatta, e tale è rimasto, escluso praticamente da tutta quella che è il centro e la città. E ad oggi cos'è? Un parcheggio e uno spazio coperto inadatto a qualsivoglia funzione. Invece, secondo me, potrebbe essere un punto fondamentale proprio come ingresso alla città, trovandosi sul prolungamento naturale di Via Ridolfi, e poi potrebbe diventare un polo d'attrazione culturale, musicale e teatrale, realizzando un auditorium, un teatro che ad oggi è in progetto.